Beh, fra lo sgomento e lo stupore, non so che pensare. Mi verrebbe da piangere per il nostro paese. Quello che vedo nella tele, quante manifestazioni, quante incomprensioni, quanta violenza, che si potrebbe evitare se ci fosse un vero governo. Tutti evitano il peggio in Italia, ma nessuno fa del meglio per evitarlo. E allora si fanno dei risanamenti, sapendo che si devono fare molti tagli, si fa ogni tanto un mazzitaglio che non sarà l'ultimo né il più grande. Vabbè, poi ti tagliano servizi invece che tasse, poi ti tagliano le tasse per non diminuire i servizi che non ci sono già. È la stessa storia dagli anni Ottanta, soltanto che ogni volta attori diversi, protagonisti diversi. Non so. Mi rimangono 14 minuti di trasmissione. Magari li voglio sfruttare, però ho paura che poi non mi carichi il programma Spreaker. Vediamo. È che mi dovrei scrivere un copione, ma non voglio leggere quello che scrivo. Quindi penso a cappella, diciamo così, come... Di Fini e di certa destra non si è più sentito parlare. Che fine avrà fatto? Io già da tempo che mi domandavo, Longo e il Partito Socialdemocratico Italiano, che fine hanno fatto? Si saranno riciclati? Non so. Riciclato sicuro, riciclato garantito. Ecco il motto della politica italiana. E poi fanno crisi di emergenza e salva deficit. Infatti più misure di emergenza fanno, più aumenta il deficit, lo salvano. Perché gli italiani non si ribellano mai? Avranno tanti parenti che sono politici, non so. Che ne guadagniamo di come vanno le cose? Niente, un bel niente, appunto, fosse bello. Vabbè, vabbè, ma come arriveranno a stirare le cose? Ci sono molti programmi televisivi, tipo, non so, Servizio Pubblico, Anno Zero, io seguo Ballarò, che fanno incazzare la gente, dicono le cose che non vanno. Reporter. E poi, voi sapete che sono riusciti a fare qualcosa di serio o è solo uno sparlottamento per distrarre la gente? Perché caccia poi alla fine gli F-35? Li comprano, li costruiscono. E il traforo della TAV lo stanno facendo. E non cambia nulla. Comunque i soldi li hanno investiti e anche se non facessero queste cose li devono pagare. Quindi sono belli programmi tipo Ballarò, ma ci prendono tutti per il culo, perché poi alla fine servono solo per sfogare la gente, per fargli passare tempo a consumare luce. Non servono un cazzo questi programmi. Veramente voi credete che con le trasmissioni televisive e giornalistiche i cittadini prendono coscienza, i politici si vergognano e cambiano di strategia? Ma quando mai è successo? Se fanno fare dei referendum che non li rispettano. Figurati se il parlare nella tele da parte degli stessi politici può far cambiare la loro condotta. Quando fanno delle riunioni magari sotto sotto sono tutti d'accordo, pure l'opposizione. Sono delle fregature questi programmi, ci fanno incazzare e sperare per niente. Poi la speranza è l'ultima a morire, sì, prima moriamo noi, poi muore la speranza. Anche perché la speranza, perché è l'ultima a morire oppure non muore mai? Perché è un'idea, un sentimento, non una persona di carne e ossa. Voi a fine mese, se non ci arrivate, dopo qualche tempo, o andate dallo strozzino o morite di fame. L'idea invece, la speranza, non muore, continua, generazione dopo generazione. Poi è nato una modificazione del tessuto socio-economico italiano ed europeo. Molti di voi avranno apprezzato i quadri di Van Gogh. Molti dei soggetti umani raffigurati erano non a caso i mangiatori di patate e di tuberi.
Allora, vi sarete mai domandati perché cazzo Van Gogh pittura giusto e ritrae dei mangiatori vecchi e indigenti di patate? Perché non aveva nulla da fare di meglio? Perché non letterare dei principi o dei borghesi ricchi? Ve lo dico io, ve lo dico perché. Ristrutturazione sociale, un po' per la carestia, un po' perché in quegli anni Olanda aveva capito che si doveva industrializzare. Per diventare impero coloniale, ha iniziato a industrializzarsi così tanto e selvaggiamente, perché è noto il boom industriale inglese, e Maugham ha scritto Josephine Lambach i disagi della mutazione dal campo alla città, lo sfruttamento rurale, lo sfruttamento della manodopera. Però nessuno sa che questo è successo pure in Olanda, la tragedia dell'industrializzazione che ha marginato milioni di persone. Allora il sistema produttivo li margina, li esclude e l'unica forma che potevano avere di sussistenza gli sbandati del campo che vivevano suburbanamente, disoccupati e senza alloggi, tutto, era di usare il loro sussidio miserabile per sopravvivere mensilmente e l'unico piatto a loro disposizione erano i tuberi e le patate, per cui lo mangiavano solamente patate mettendogli un po' di olio o di formaggio sopra. Magari sapete che olio, no? Quello con cui accendevano le lampade. O magari gli mettevano dello strutto o del lardo. Ecco, così mangiavano le patate. Quindi preparatevi in Italia perché stanno ristrutturando quelli della finanza, le banche e gli industriali più ricchi stanno ristrutturando il paese perché vogliono che gli italiani siano matematici, ingegneri. Tutte persone che possono essere utili al sistema industriale per sopravvivere il paese, però tutti gli altri li marginano, quindi non avranno mai un miglioramento della vita, anzi al contrario, vivranno sempre peggio, vivranno come i mangiatori di patate che ha ritratto Van Gogh. Ecco il destino che avete se siete disoccupati adesso ai 20 anni, che non lavorerete mai perché non potendo mai lavorare non avrete mai esperienza di lavoro, quindi non sarete mai competenti e anche se studiate fino ai 30 anni non vi servirà a un cazzo. Comunque fatelo lo stesso perché è sempre meglio di niente è un diritto per voi studiare perché almeno i soldi che non vi danno in sussidio voi li fate spendere allo Stato come studenti. Però è in atto una riorganizzazione della società europea ed italiana e vogliono marginare le persone non produttive invece di finanziarle, come hanno fatto in Olanda con la rivoluzione industriale che ha generato i mangiatori di patate, gente che sopravviveva al margine della società mangiando le cose più economiche, le patate, non mangiavano caviale e aragoste, capito? Quindi questa crisi forse in parte è strumentale alle esigenze di riadattamento socio-economico del sistema produttivo e capitalistico occidentale per essere competitivo con la Cina, dove di mangiatori di patate non c'è lo stesso numero che c'era in Olanda o che ci sarà in Italia, ma lì i poveri sono di 2 miliardi di persone, 1 miliardo, ci sono 1 miliardo di mangiatori di tuberi cinesi che stanno sotto il limite dell'indigenza e quindi sono sfruttabili come manodopera basica. E poi c'è mezzo miliardo di persone che sono ragionevolmente povere e mezzo miliardo di persone che sono i nuovi miliardari cinesi. Perché sono i nuovi miliardari cinesi? Perché hanno concentrato la ricchezza monopolisticamente, creando 1 miliardo di mangiatori di tuberi e mezzo miliardo di poveri. Proporzioni più giganti di quelle che ci saranno in Italia comunque a partire da tutte queste rivoluzioni produttive e che si restringe l'assunzione di impiegati, non saranno più milioni di operai nelle fabbriche, ma saranno decine di migliaia. Tutti gli altri a casa allora diventeranno vecchi, moriranno e quindi se i loro nipoti e figli si sapranno adattare con gli studi, magari guadagneranno denaro. Chi non si adatta agli studi, c'è una teoria di un economista nordamericano 20-80, 20 occupati, 80 disoccupati, sarà questa la proporzione mondiale, quindi 80 persone che vivranno di sussidi e in indigenza e 20 persone che ci avranno un impiego perché avranno potuto scegliere una carriera giusta e il settore produttivo gli potrà dare un lavoro. Ormai scordatevi il lavoro pubblico, non ci sarà nel mondo in un futuro.
E questo è il mondo felice che ci aspetta. Magari ci regaleranno prodotti elettronici per farci stare contenti e tenerci sempre in internet a guardare questi programmi del cazzo nei quali si dice che si vuole dare coscienza dei problemi alla gente, ma gli si dà diversione giornalistica, perché sono dei programmi che non risolvono mai niente. Quindi, per quante letterine si scrivano ai politici di critica o di denuncia, non cambia nulla, il sistema dovrebbe cambiare, ma il sistema margina quelli che sono sempre meno produttivi e quindi il sistema ti cambierà a te, perché ricordati, non riuscirai mai a convertire il diavolo ti pervertirà prima a te. Ora che ho trovato questo argomento mi mancano 4 minuti, mi devo strizzare un po' il cervello, non so che altro parlare perché ho parlato di una cosa molto importante. Ma ecco, io continuo a vedere Ballarò, ma sono cosciente che non serve a niente. Voi lo guardate? Voi pensate che dopo che i politici si sputtanano e non si lasciano parlare, voi andate votando sapendo chi votare? Se tutti parlano allo stesso modo, se tutti dicono le bugie di sempre, se Travaglio critica per uguale PD, PDL, destra, sinistra, del passato e del futuro, per chi votare? Chi riuscirà a cambiare il paese? Bismarck diceva: la vera politica non si fa né con l'inchiostro e la carta, né con non so che altro, ma si fa col fuoco, col sangue e con l'acciaio. E c'ha ragione. Come puoi cambiare un sistema che è corrotto nella sua totalità? Adesso rompono il cazzo con questa legge elettorale, che vanno avanti da un anno, da quando c'è cioè Letta, no? Più o meno. O qualche mese, non so, adesso ho perso il conto. Vecchi politici a votare una nuova legge? No, allora dicono andiamo prima alle elezioni, ma arriveranno nuovi politici con una vecchia legge? Io non vedo che ci siano dei nuovi politici, a parte il Movimento 5 Stelle che è minoritario. Berlusconi si candida di nuovo, c'è Letta o Franceschini o chi, invece che, non so, vecchi nomi, nuovi nomi che sono vecchi, si ripresenterà Martinazzoli, c'è Fassina invece che Fassino, guarda che differenza, ma Fassina sta in politica dallo stesso tempo che Fassino, quindi sono soltanto nomi diversi, ma con la stessa storia. Io sono molto confuso, adesso non so per chi votare. L'estrema sinistra non vale un cazzo, l'estrema destra è meglio non votarla, centrodestra e centrosinistra sono uguali, il Movimento 5 Stelle è decresciuto, sono senza speranza, però sono vivo, questo mi consola, mi conforta. Fossi con la speranza ma morto, non so. Allora che pensare? Voi mi date una mano? Mi mandate dei suggerimenti? Mi rispondete a tutte le mie domande che ho fatto in questo programma radio? Bene, vi saluto, il tempo già è scaduto. Mi raccomando, tante saluti a tutti e vedete il mio canale di YouTube, Santen Chan. Mi manca un minuto, ma taglio prima. Forse magari il tempo non sarà sufficiente per caricare tutto il programma. Ciao, saluti a Elo Viola, a Laura Pezzino, a Mimo Corcione e a Marco Travaglio, mi raccomando, rispondimi se ti serve un collaboratore. Ciao.